Abbiamo ancora un momento per raccontare questa giornata che abbiamo aperto alla città di Capua con la volontà di informare i cittadini e la stampa di quello che è accaduto. Noi due sono i punti fondamentali che questa amministrazione è riuscita a mettere in piedi appena partita. Addirittura uno dei due è avvenuto ancora prima che l'amministrazione diventasse operativa ed è riguardante l'operazione delle ecoballe del Frascale. Per le ecoballe del Frascale è opera dell'onorevole Gennaro Oliviero, che oggi ci è venuto a trovare a Capua proprio per questa apertura della conferenza stampa. È opera di Gennaro perché in occasione di un sopralluogo a Capua di Fulvio Bonavitacola, prima della chiusura della campagna elettorale, noi ci incontrammo e ragionammo con il vicepresidente della Regione Campania, assessore all'ecologia, della problematica del Frascale. L'ecologia è un tema difficilissimo per Capua e il Frascale da 20 anni è un territorio che è stato violentato dalla presenza delle ecoballe. E Fulvio Bonavitacola in Piazza dei Giudici con Gennaro prese un impegno, dice: noi col consigliere regionale Oliviero e la giunta regionale ci impegniamo ora alla risoluzione del problema. Tornammo alla regione dopo 2 giorni e realmente, seduti al tavolo, Gennaro, prendemmo visione che la regione veramente stava operando e in un primo momento voleva rimuovere una quota a parte, quando poi invece decise che era in grado di svuotare l'intero sito. Quindi impegno preso, impegno svolto. Cioè quello che mi piace raccontare è quello che noi siamo presenti sul pezzo e cerchiamo praticamente di affrontarlo e di portarlo a conoscenza di chi chiaramente può risolvermi il problema. Chi mi può risolvere il problema è il consigliere regionale e la giunta regionale, loro sono amici della città di Capua. Quindi Gennaro, io ti devo dare la parola perché mi piace che in quel momento l'abbiamo vissuto insieme, quello e poi il secondo punto che puoi anche raccontarci, che è riguardante il problema del ponte, che è stato sequenza di quel momento, proprio perché lui venendo a Capua si rese conto del secondo problema che noi abbiamo sottoposto. Ma innanzitutto ringrazio il sindaco e l'intera amministrazione, un'amministrazione attiva che ha fissato come suoi primi punti programmatici da risolvere, da affrontare, sia la questione ambientale che riguarda il Frascale e della regione con la gara d'appalto di fatto aggiudicata nel mese di agosto, e nei prossimi giorni di settembre le aziende che hanno vinto l'appalto faranno un cronoprogramma, presenteranno il programma in giunta regionale, a cui chiedono al sindaco di intervenire per capire con quali tempi, quale tempistica darne comunicazione alla città di Capua, si risolverà questo problema che gira ormai da tantissimi anni. Sì. Quella è una violenza del nostro territorio, quello di Capua, ma nello stesso tempo si stanno affrontando con intensità anche la soluzione delle ecoballe che riguardano invece l'altro sito molto più grande che sta tra Parete e Giulia. Quindi diciamo la regione ha investito, sta investendo nel togliere questi pugni negli occhi del territorio casertano che da tempo ci affliggevano. La missione di Capua si è subito messa in movimento, aiutare questa amministrazione che è partita con il piede giusto e che credo riuscirà a riportare Capua, non dico agli antichi splendori, ma a riportarla al centro della città. Sì, perché questa è una provincia di Casertano. Veramente un'amministrazione regionale che ci ascolta. Io sono felicissimo di questa cosa. Infatti, quando risolvevo il problema, almeno quando la giunta approvò lo svuotamento del Frascale, Fulvio Bonavitacola manifestò la volontà di portarci di persona questo documento. Ci raggiunse, noi stavamo sul ponte al Baggia Comune a prendere un aperitivo, lui ci raggiunse e io in quel momento provai a giocarmi la seconda grande carta, che era quella del ponte. Quindi dal ponte romano guardavamo il ponte nuovo e lui prese l'impegno che anche il ponte nuovo avrebbe fatto di tutto per far sì che quei fondi persi venissero in qualche modo ritrovati. E questo è accaduto perché la giunta ha continuato a operare
i consiglieri regionali hanno continuato a operare e quindi e oggi possiamo dire che la Regione Campania, la giunta della Regione Campania ha dato i fondi alla città di Capua per far sì che il ponte possa essere ristrutturato. Chiaramente, Gennaro, i passaggi sono tanti. Noi non siamo abituati a ottenere un risultato e a fermarci, raddoppiamo, quindi questo è un problema, ci conosciamo veramente da 20 anni e quindi deve continuare così. Capua ha bisogno di investimenti importanti, Capua ha bisogno di scommesse importanti, Capua ha bisogno di consiglieri ed ha consiglieri regionali con i quali veramente si può lavorare, perché c'è sinergia, c'è idea e vogliamo veramente continuare così. Quindi ai cittadini quello che posso chiedere a nome dell'amministrazione comunale, a nome dell'amministrazione regionale è una partecipazione attiva, una voglia di volerci bene, una voglia di starci vicino, la voglia anche di condividere delle idee, anche portare in evidenza delle situazioni che non vanno. Se ce lo dite abbiamo una possibilità di affrontare e risolverlo, non da soli, perché noi qualunque cosa, come ci viene trasmessa, la trasmettiamo alla Regione Campania, dove loro è possibile, quello che ricevono lo trasmettono al governo, perché è anche un momento fortuito per il nostro territorio, perché abbiamo anche un governo di centrosinistra col quale abbiamo facilità di interlocuzione. Naturalmente per me raggiungerli ha un grado di facilità, per un consigliere regionale è molto più semplice, facciamo squadra e risolleviamo questo nostro territorio. Bene, le parole del sindaco sono quelle importanti, abbiamo bisogno di rimettere in moto la nostra provincia, si riparte dalle amministrazioni locali, se le amministrazioni locali incidono, danno materia di lavorazione ai livelli più alti, noi non ci facciamo trattenere, diamo una mano e un contributo nel senso giusto. Se lo puoi far vedere, questo è l'atto, la giunta è l'atto 424, che è l'atto di giunta che rifinanzia il ponte, il consolidamento del ponte. Quindi non è altro che un avvio e un percorso lungo, ma veramente, veramente piacevole. Quindi stiamo tutti insieme e risolviamo Capua. Grazie. Grazie.